Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui, ritornati su Fortnite Battle Royale. Non con il mio account principale, bensì con un mio secondo account, che ho rinominato Instagram GGYT, ovvero come mi chiamo appunto su Instagram. Tra l'altro questo qui è il mio profilo, mi raccomando, venitemi a seguire. E dato che è partito il momento spam, io vi ricordo che nel negozio oggetti potete supportarmi cliccando su supporta un creatore in basso a destra, inserite il mio nickname GGYT tutto grande, tutto attaccato, fate accetta e in alto a destra dovrebbe comparirvi creatore supportato GGYT. Davvero grazie di cuore a tutti coloro che lo faranno. Però appunto, perché siamo qui con un altro account che ho richiamato Instagram GGYT? Perché adesso andrò a giocarmi un'oretta e mezza di partite. Andrò a killare, ogni kill che farò andrò a ballare per far incavolare ancora di più quelli che andrò a killare, e speriamo che qualcuno mi scriva su Instagram perché voglio vedere quello che succede. Ho visto che un americano l'ha fatto su Twitter, ovviamente qui in Italia utilizziamo molto di più Instagram, Twitter io neanche ce l'ho, quindi immaginate. E ho detto vediamo qui in Italia invece che cosa succede, come reagisce la gente. Anche se in realtà di solito nella lobby incontriamo anche altri giocatori europei. Però vabbè, vediamo quello che succede insomma. Lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale se ancora non è fatto. Consigliatemi altre challenge sotto nei commenti da fare. E niente, andiamo a mettere pronto, vediamo che succede. Ok. Ma dov'è? Ma sta su sul tetto? Follow me on Instagram, Kiko. Come ho messo l'inventario, ok. Oddio, sarebbe da prendere la mitragliatrice, Così possiamo... Magari mi segnalano e mentre mi segnalano vedono che ho un Instagram. Sapete, no, Mario? What? Da dove? Ma chi era sta velenosa? Da dove? Ok, l'ha impallinato. Raga, queste cose non le fate a casa. What? What? Vabbè, è un animale questo. Affan bene, ma... No! No, stavo per risparare, raga, l'avevo preso la mitraglietta, era bianco. E questo perché mi sono messo a ballare per... Guarda, con 24. Mi era entrata l'headshot della mitraglietta, se l'avessi preso il pompa me l'ero fatto fuori. E raga, qua perché mi sono messo a ballare, volevo troppo ballargli a quello lì. E dai. Ok. Raga, ma a Pinnacoli non è venuto nessuno. Ma seriamente? Eppure siamo già a 25. Ma cosa? Ma com'è possibile? Ok, mi sa che ho hittato qualcuno con la trappola, raga. Avevo messo qualcuno... Avevo messo una trappola, ragazzi. E si è ricurato. Ha preso tutte e due le trappole. Questo non può non cercarmi su Instagram. Raga, ho messo una trappola qui e una trappola di qua. L'ha prese tutte e due. Mi sento male. Oh mio Dio. Non ci credo. No, raga, questo non può non cercarmi su Instagram. Cioè, io adesso, finita questa partita, vado a vedere su Instagram. Cioè, se non mi ha scritto nessuno... Cioè, ma... Per forza. Cioè, proprio... Non devi leggere il nickname per non scrivermi dopo una cosa del genere. Sì, vabbè, che palle. Ok, stiamo attenti pure di là.
Dovrebbe avere la nuova revolver. Brutta sito, ok. Dai, neanche una hit. E vabbè. Ok, a posto, man. A questo abbiamo fatto malissimo, ragazzi. No, non mi dire che me l'hanno ucciso, eh. No! 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 Bravo, anche se volevo vendicarmi da solo. No! Guarda, mo me lo ruba la safe. E muori. Ok, vabbè. È tutto il loot, raga, di quegli altri. Tutto il loot di quegli altri, ragazzi, è andato perso. Ok. Para pa para pa para. Pararara. E l'altro? Dove è andato a finire l'altro? Da dove? What the hell? Ma con cosa mi sta, con cosa mi stava sparando? Mica l'ho capito, eh. Ah, mi sta provando a sparare dal buchetto. Furbacchione. Sì, sì. Il problema è che non ho lootato nessuno degli ultimi 20 che ho ucciso. Cioè, o comunque di tutti gli ultimi che mi sono morti davanti agli occhi. Non ho lootato veramente nessuno, ragazzi. Quindi, per quanto riguarda il materiale, è un problema. No, sta andando lento. Mi sta andando lento col deltaplano. Meno male non mi ha preso. Mamma mia, raga, sti bug. Ok, c'ho l'albero. No, è passato sopra. Cioè, è passato attraverso. Passato attraverso la pedana. Ah, ma ha preso lui, raga. Cioè, non sono riuscito a prenderlo col pompa, lui invece sì. Peccato, vabbè, questo era bravo. Questo purtroppo era bravo.
Che fa? Che fai, cucciolotto? Mi voleva far vedere quanto modificava bene? Bravo, non era male. Modificava bene. Non si aspettava la laserata, magari. Però modificare non era male, dai. Quello? Ah. What? Dove ha mirato quello lì? Ma quanta gente c'è qui? No! Raga, il fatto di dover ballare dopo ogni kill è un macello. Perché mi sono impicciato tanti... Perché c'avevo le bende in mano poi? Perché sono finito con le bende in mano? Niente, raga. Non so perché avevo le bende in mano. Quando ho switchato sulle armi mi sono ritrovato con gli scudini. Quindi ho provato solo a buildare e non ho fatto in tempo perché ormai mi ha pushato troppo. E quindi rip. Comunque, io direi che le nostre kill ce le siamo fatte anche abbastanza infami. Ne abbiamo fatta una bellissima mentre era in volo con l'headshot. Cioè, io quello mi aspetto che mi abbia scritto. Poi quello con le trappole. Cioè, quello, raga, se non mi ha scritto quello vuol dire che nessuno su questo gioco guarda i nickname di chi ti uccide, quindi non ti vengono a seguire su Instagram o comunque a scrivere. E boh, non mi ricordo altre kill eclatanti, però boh, speriamo bene. Ora aspetto circa 5 minuti, magari il tempo della gente mi cerca e poi andiamo a vedere. Niente, zero. Non mi ha scritto nessuno di quelli che ho ucciso. Questo vuol dire una sola cosa, che la gente, come me, quando qualcuno la uccide, quindi quando qualcuno subisce la kill, non guarda praticamente mai il nickname di chi lo uccide. Perché cavolo, cioè Instagram GGYT, se qualcuno lo leggeva, a parte le kill che ho fatto normali, quindi capisco che non mi abbiano né cercato né scritto, però cavolo, quelle 2-3 kill che ho fatto, una appunto da infamotto, l'altra abbastanza carina, speravo che qualcuno mi scrivesse. Probabilmente per farsi scrivere serve una partita da 20 kill. E sappiamo tutti quanti che io per fare 20 kill dovrei giocare qui 24 ore su 24 finché non mi esce la partita giusta. Quindi è inutile provarci. Comunque ragazzi, spero che vi siate divertiti. Io sinceramente sì, perché ci siamo fatti delle partite normali. Ripeto, la seconda è stata troppo carina, quella con le trappole, raga, mi sono sentito male. Lasciate un bel mi piace e consigliatemi altre challenge da fare sotto nei commenti. Per me è tutto, noi ci vediamo o dopo in live su Twitch o domani in un prossimo qui sul mio canale. Ciao ragazzi!